Io vorrei aggiungere però che dentro questo schema, dentro questo disegno, dentro questa strategia di un'altra e per un'altra Europa, pensare ad un'alternativa mediterranea, ma non del nord contro il sud. Ecco, noi in questa direzione abbiamo mandato una lettera al nostro Presidente del Consiglio Renzi in visita, quando è andato in visita in Tunisia per la prima sua uscita. Io ho letto la lettera è convincente come prospettiva per molte ragioni. Primo, perché ogni giorno di più il fatto che la vera e difficile frontiera europea sia quella mediterranea ce lo dicono i fatti che si verificano in ogni momento, che sono i fatti legati soprattutto all'immigrazione. Diciamo tutti che l'Italia da sola non ce la fa, ma poi questi sono problemi che riguardano la Spagna, riguardano la Grecia, riguardano il Portogallo e riguardano anche altri paesi, perché poi i nostri diventano paesi di transito, persone che sbarcando sulle nostre coste poi hanno la loro destinazione sperata magari in Francia, in Germania, in Svezia. Allora c'è una ragione geografica che impone di non considerare la separazione data dal mare sull'Atlantico da una parte, sul Mediterraneo dall'altra, la separazione dell'Europa da questi altri luoghi. E c'è una ragione culturale, c'è una ragione politica estremamente importante. Europa politica per fare che cosa? Per rafforzare ancora di più le politiche di austerità, per essere ancora più costrittivi nei confronti degli stati nazionali, oppure per governare l'Europa in maniera diversa, più solidale? In questo momento ci sono inviti a riprendere il tema della solidarietà, che non a caso vengono proprio dalla Germania, non a caso vengono da uno studioso come Habermas, che vede come la Germania abbia rotto la solidarietà, che è stato uno degli elementi costitutivi del progetto europeo. Quando si dice l'Europa ha garantito il più lungo periodo di pace che l'Europa abbia conosciuto, beh, è perché è stata costituita la solidarietà tra gli Stati. Ecco, questa solidarietà oggi va proiettata in tutte queste direzioni. Una lettera a Renzi è il segno, da una parte, che non ci sono né chiusure né settarismi, ma d'altra parte anche un'indicazione a tutte le forze politiche italiane, soprattutto a quelle che hanno espresso lo stesso Presidente del Consiglio, della necessità di muoversi in questa direzione, altrimenti sarà un'altra occasione perduta. Allora l'idea della relazione Europa con i paesi dell'altra parte del Mediterraneo ormai è imposta dalla forza delle cose, una forza delle cose brutale, drammatica, quella che porta al commercio delle persone, a una sorta di nuove forme di sfruttamento e di schiavitù, perché poi queste persone arrivano tante volte in Europa e sono consegnate a condizioni di lavoro. In Calabria lo sappiamo, abbiamo avuto l'episodio di Rosarno, che purtroppo non appartiene soltanto al passato. Allora l'Europa deve affrontare, questo non è una questione italiana, questa è una questione di civiltà europea che deve impegnare tutti. Allora se la Presidenza italiana e le forze che sostengono questo governo si rendono conto della grande occasione che hanno di fronte a loro, dovrebbero prendere in serissima considerazione la lettera che è stata loro inviata.